Hola tecnomaniaci! Oggi vi mostrerò come trasformare in bianco e nero lo sfondo delle vostre foto, andando a ottenere uno stupendo effetto. Apriamo PixArt e carichiamo la foto che vogliamo modificare premendo sul più al centro dell'app o direttamente dalla galleria cliccando su Condividi e successivamente PixArt. Quella che vedete in foto è mia sorella, che spesso mi fa perdere ore a scattare le foto per condividerle su Instagram. Un vero disagio, sicuramente molti di voi mi capiranno. Quello che dovete fare una volta aperta la foto è cliccare su Effetti e selezionare il bianco e nero. Ma dato che noi dovremo lasciare il soggetto a colori, dobbiamo cliccare sulla gomma e di seguito sull'omino in basso. Se lo sfondo fosse pulito, come in questo caso, avremmo l'effetto immediatamente senza bisogno di ulteriori modifiche. Perciò, se siamo soddisfatti del risultato, clicchiamo sulla spunta in alto a destra e poi sulla freccia in alto a sinistra per salvare la nostra creazione in galleria. Ma andiamo a ipotizzare che lo sfondo non sia pulito, come la foto che mi è stata scattata, sempre a Sperlonga, un borgo del Basso Lazio. Una volta aperta la foto e selezionato l'effetto in bianco e nero, ripremiamo sull'omino. Questa volta vedrete che l'effetto non è stato applicato alla perfezione, ma ci sono ancora delle aree rimaste a colori. Andando a zoomare e cliccando sulla matita in basso, dobbiamo colorare in bianco e nero tutte le parti in eccesso. Cliccando una volta sulla matita, potremo cambiare la dimensione della stessa in modo da essere più precisi e facilitarci il lavoro. E se invece in caso contrario ci fossero delle aree in bianco e nero che volessimo rendere a colori, dovremmo utilizzare lo strumento gomma, che si trova subito accanto alla matita. Anche in questo caso, una volta soddisfatti, dovremo confermare il tutto con la spunta in alto a destra. Da come potete osservare, è molto facile ottenere questo effetto. Ma prima di salutarvi, voglio darvi un'altra indicazione. Se volessimo invertire ciò che è a colori e ciò che è in bianco e in nero, possiamo utilizzare l'ultimo strumento a destra. E con questo è davvero tutto. Grazie per aver visualizzato il mio video e ti aspetto nella prossima guida.